Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio esploreremo Ponte Mosaico e andremo verso sud, lungo il percorso 19. Ora abbiamo il nostro Noibat, abbiamo il nostro Hawlucha, abbiamo la nostra Goodra, la nostra Talonflame, Greninja, che ora può anche diventare forma Ash nel momento in cui sconfigge un Pokémon avversario, e Pikachu. Dobbiamo continuare ad allenare Noibat, quindi proseguiamo. Iniziamo ad esplorare Ponte Mosaico. Salve! Terminus Cave is to the south of us. It holds a lot of mystery to it. Wow, ok. Terminus Cave. Sapete come viene tradotto in italiano Terminus Cave? Ditemelo nei commenti perché in questo momento non me lo ricordo. Comunque, da qui possiamo fare 1, 2, 3, su, e qui c'è un etere nascosto. Così, ve lo dico giusto per dirvelo, anche se un etere ormai a questo punto della storia non penso vi serva. Ok, perfetto, questo invece non dicono nulla. Mentre esploro Ponte Mosaico, io vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare come al solito e a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, appunto. A Town Connecting Differences, ok. Qui abbiamo Alain, o meglio, no, non è Alain, questo è Sawyer. Dovremmo sfidarlo. Prima però andiamo su. Salve. Questa ci dà una Mystic Water, quindi prendetela. E qui abbiamo una Rare Candy, che fa sempre comodo, specialmente magari per evolvere qualche Pokémon per il nostro Living Dex. Allora, invece in questa casetta vediamo un po' chi c'è. Salve. Un Pangoro? Sì, un Pangoro. My Pancham evolved all by itself. I didn't even have to get involved in the process. Attenzione, si è evoluto da solo quel Pangoro. Ok, Insomma, ci dà un indizio su come vengano evoluti, su come si evolve in questa Acrom, ovvero, o meglio, in questo Pokémon Fangame, ovvero Pancham si evolve in Pangoro normalmente salendo di livello. Ora però sfidiamo Sawyer. Lui, se non sbaglio, inizia con un Pokémon di tipo erba, non vorrei ricordare male. Mandiamo un attimo, anzi lasciamo Noibat. Vediamo un po' chi manda lui. Sawyer, cosa stai facendo qui, Glacial? Beh, penso che non abbia molta importanza. Sono diventato molto più forte. Ora ho 5 medaglie. Oh, sta viaggiando sto Sawyer, eh? Cioè, sembrava ieri che ne aveva una, invece adesso ne ha 5. Let me show you. Permettimi di dimostrartelo. È diventato molto più forte, Sawyer. Vediamo. Vai. Shelgon. Tipo drago. È vero che non iniziava con Bagon. No, allora mandiamo. Direi di mandare. Non ho Pokémon di tipo folletto. Non ho Pokémon di tipo... Avrei Goodra di tipo drago, ma probabilmente si prende una bella botta se mando Goodra. Però mandiamo Goodra, dai. E non ho nemmeno Pokémon di tipo ghiaccio. O meglio, avrei Greninja, effettivamente. Dragon Breath se lo prende in faccia e viene paralizzato. Peccato. Curiamolo subito. Full Heal. Anzi, curiamola. Usiamo una bella Full Heal. Dragon Claw mi ha fatto malissimo. Ok, disintegrato. Addio, Goodra. Sempre nei nostri cuori, mi raccomando. Mandiamo Greninja. È diventato bello forte, sì, comunque. E andiamo di gelo raggio. Super efficace e si gode. Ora dovrebbe diventare forma Ash, vediamo. Sì, eccolo qua. Battle Bond. Ed eccolo, Greninja forma Ash. Scommetto che è il preferito di molti di voi. Allora, Sceptile. Io, sapete che... Ma se lo cambio ora, si annulla, vero? Immagino di sì, si annulla la... È come la mega evoluzione, credo. Ok, Ice Beam. Sapete che appunto lascio Greninja? Ah, peccato. Colpo critico. Secondo me senza colpo critico non mi avrebbe ucciso. La butto lì. Mandiamo Hawlucha. E andiamo di acrobazia. Ok, semitraglia non dovrebbe farci troppo danno. Acrobazia. Perfetto. Ed infine On Edge. Allora, tipo acciaio spettro, quindi io manderei Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Bello, togliamo metà vita. Lui va con Fury Cutter, ma non mi fa nulla. E in più si scotta. Godo. Si gode, ragazzi. Flame Charge di nuovo. Ottimo Talonflame. E abbiamo battuto di nuovo Sawyer.
Mi sto avvicinando, però. Sono sempre più vicino. Con il tuo aiuto, le mie strategie stanno diventando sempre migliori. La prossima volta che ci incontreremo non sarà così facile. E scompare, come il trio ninja. Mi sembra della quinta gen fosse il trio ninja che apparivano e scomparivano. Il trio oscuro, ecco, non il trio ninja. Se non sbaglio si chiamava trio oscuro. Allora, a questo punto possiamo proseguire verso il basso. Eccoci qui. E lì abbiamo Elaine, non so come si pronunci nel cartone animato. Questo ci dà una setta elite, quindi andate assolutamente a parlare a questo tipo che assomiglia a Bill. Non fatevelo scappare. E salve. Questo ci dà un Miracle Seed, ormai ne abbiamo a bizzeffe di questi. Mystic Water, Miracle Seed, Carbonella, vedete? Ne abbiamo ormai a bizzeffe, ce ne danno due in ogni generazione praticamente. A questo punto però dobbiamo sfidare Elaine. Elaine avrà Charizard, che farà Mega Evolvere. Io proverò a sfidarlo con Goodra. Vediamo come va. Nel caso poi ho Greninja. Andiamo. Salve Elaine. Ho visto la lotta che avete avuto tu e quel ragazzo laggiù. Ho bisogno di esperienziarlo anche io. Vai, esperienza tutto. Eccolo qua, Elaine. Che vuole diventare un esperto della mega evoluzione, da quello che so. Infatti lui farà mega evolvere il suo Charizard. Però facendolo mega evolvere, se non sbaglio, si prende anche il tipo drago, in teoria. Quindi io andrei di oltraggio. Ecco fatto. Diventato mega evoluto. Che botta che mi ha dato. Niente, Goodra si sta prendendo sberle a destra e a sinistra in questo episodio, eh. Dovremmo andare Greninja. E con Greninja io andrei di Surf. Infatti è normalmente efficace perché ha preso anche il tipo drago. Anche tuono pugno ha. Super Hats. Super Hats. Allora, con calma, mandiamo Pikachu e andiamo di Electro Ball. Ah, pochissimo gli ho fatto. Ok, statico, buono. Gli avrei poi usato Nuzzle comunque. E andiamo allora di Brick Break. Ha perso il tipo volante, okay, quindi perde il tipo volante e acquisisce il tipo drago. Diventa fuoco drago quando si vuole Mega Evolve. Questo va bene. Va bene, infine mandiamo Hawlucha. Fortissimo questo Mega Charizard. E andrei di acrobazia. Attacco veloce. Il buon Mega Charizard è paralizzato. E l'abbiamo battuto. What power. Sembra che tu abbia molto potenziale. Terrò un occhio su di te. Ti terrò d'occhio. Va bene, abbiamo quindi anche affrontato e sconfitto e incontrato per la prima volta Elaine. Questo nuovo personaggio misterioso che ha un Mega Charizard potentissimo, tra l'altro. Fortissimo. A questo punto si può continuare verso il basso. Abbiamo esplorato completamente il ponte mosaico. E siamo nel percorso 19, come avevo detto. Allora, rimettendo avanti il nostro Noibat, vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Qui c'è qualcosa? Non sembra. Probabilmente ci saranno degli strumenti invisibili qui, sicuro. Però qui abbiamo una ragazza da affrontare per prendere quello strumento. Lovelin, che manda in campo Mr. Mime. Noi abbiamo Noibat e useremo Dark Pulse. Però mi sembra che sia anche tipo folletto Mr. Mime, vero? Quindi forse ci conviene usare Super Fang. Così togliamo subito metà vita. Ok, poi andiamo di Air Slash. Ah, si è aumentato la difesa speciale di un botto, mannaggia lui. Speriamo di tirargli un colpo critico allora. Però Safeguard mi sembra che impedisce i colpi critici, vero? E infatti non riusciamo a buttarli. Però vai, Hydro Pulsar. Buono, Noibat è riuscito a sconfiggere un Pokémon da solo, incredibile. Allora, contro invece Azuril, che è tipo acqua folletto, se non sbaglio. Manderei Pikachu. Semplice e veloce Pikachu. Ok, Thunder Punch.
Ma che danno che gli fa? E ancora Thunder Punch. Buonissimo. Noibat è salito a livello 44, vorrebbe imparare Trespolo. No, grazie. Ed infine Aromatis. Tipo folletto. E basta. Manderei Greninja. E userei Surf. Buon danno, eh? Buon danno. Ora si è aumentato di molto la difesa speciale, quindi magari non lo ammazzo. Invece sì, l'ho ammazzato. Bravo Greninja. E abbiamo sconfitto anche Lavaline. Possiamo quindi prendere questo strumento che è un Aerodactylite. Un Aerodactylite. Ecco, immagino si pronunci così. Figo. Qui non c'è uno strumento invisibile. Qui sicuramente ci saranno degli strumenti invisibili. Però noi ora possiamo proseguire quindi a destra, verso est, con quest'altro allenatore, immagino. Every lock can be picked. Ok. Engineer Ed. Dove hai lasciato Ed e Eddie? Allora, Righty, Mannekako Binnacle. Ok, tipo acqua roccia. Io userei Water Pulse, che è normalmente efficace, sperando di confonderlo, sinceramente. Andiamo ancora di Water Pulse. Niente, non viene confuso. Vai, Water Pulse, forza. Oh, incredibile come non venga confuso in alcun modo, eh. Ne ho tirato 5 Water Pulse e non è mai stato confuso. Va bene. Fortunato questo Righty, eh. Fortunato. Perfetto. Vado a tirarmi una curata. Molto velocemente, tanto il centro Pokémon è letteralmente qui sopra, come vedete. Quindi mi do una curata e proseguiamo. Eccoci qua. Adoro il fatto che abbiano velocizzato anche molto la cura. Cioè, arrivi qui, 5 secondi e hai fatto. Cioè, se penso e ripenso a Pokémon Cristallo. Buonanotte, Pokémon Cristallo. Se ripenso. Ma anche alla prima generazione, effettivamente. Ma a Pokémon Scarlatto, cioè, ogni volta che devi curarti Pokémon, cioè, puoi anche andarti a prendere un caffè nel frattempo, perché ci mette 3 anni. Ok, abbiamo Staravia qui. Facciamo fuga. E proseguiamo. Allora, c'è una caverna. E ci sono due ragazzi da sfidare in doppio. How amazing this will be? Vai. Sfidiamo queste due ragazze in doppio. Rimangono nel campo Slurpuff e Smoocham. Due Pokémon di tipo folletto. Allora. No, Smoocham mi sembra che. Non credo sia folletto. Vabbè, facciamo. Super Fang su Slurpuff e Poison Jab, sempre su Slurpuff, che è super efficace. Ah, peccato. Non siamo riusciti a tirarli via abbastanza capo. Vabbè, ma che palle questo. Cioè, Ice Wind mi ha shottato Noibat, minchia. Va bene tutto, però. A questo punto mandiamo Greninja. Amari estremi, estremi rimedi. Andiamo di Surf, colpiamo tutti, frega niente. E Poison Jab su Slurpuff. E sì, uccidimi pure Hawlucha. Almeno ho sfruttato Lucia per far diventare Greninja Ash Greninja. Ok. Questo è un po' strano. Allora, mandiamo poi Talonflame. E andiamo di Dark Pulse. No, anzi, Gelo Raggio su Slurpuff e Acrobazia su Smoocham. Mica tosta questa battaglia, pensavo sarebbe stata molto più facile, sinceramente. Chiamando in campo Farfetch'd e Meowstic. Allora, Dark Pulse su Meowstic, sicuro. E doppio focus su Meowstic. Acrobazia. Aiaiai. Che culo, non è morto. Perfetto, Dark Pulse, abbiamo tirato giù Meowstic. Sicuramente il Pokémon più temibile dei due. Tailwind, no grazie, sarebbe vento in coda. Ok, taglio, mi arriva su Greninja di Ash che muore malamente. Però abbiamo ancora altri Pokémon. Mandiamo Goodra. E andiamo di Thunderbolt con Acrobazia. Perfetto, Goodra a livello 47.
Ah, un altro Pokémon pure. Allora usiamo Earthquake e Flame Charge. Dovrebbe bastare Earthquake su Gotita. Ah, non è bastato? Vediamo, sono res davvero resistenti questi Pokémon, eh? Andiamo di... Probabilmente avessi usato Acrobazia subito sarebbe morto effettivamente in un turno. Però non pensavo fosse così resistente Gotita tra tutti. Allora, di qua non possiamo passare, giusto? Infatti non possiamo passare, quindi dobbiamo per forza entrare nella caverna. Ma prima di entrare nella caverna urge andare a curarsi Pokémon, ragazzi. Non posso andare avanti con dei Pokémon messi così male. Cioè, mi hanno davvero ucciso tutti. Vabbè, hanno avuto tipo tre Pokémon, mi sembra, eh? No, cinque. Cioè, due Pokémon una e tre Pokémon l'altra. Niente male. Intanto vi avviso che se ogni tanto sentite una sorta di fischio, tipo questo che è appena successo, è il mio pappagallo, non è niente di strano. Allora, Noibat. Dipende se il microfono lo rileva come rumore, lo cancella, lo attutisce. Dipende se appunto lo sentite o no. Sì, però io vorrei andarmene, per favore. Cioè, grazie. Non ci credo. Elioptile. Sarebbe interessante da catturare per far evolvere in Eniolisk subito. Quindi, Quick Ball, vai. Prendiamolo. Non ricordo se ne avevo già catturati due, sinceramente, di Elioptile. Però intanto me lo prendo, non si sa mai. E in più sono dei punti esperienza per il nostro Noibat. Pochissimi, per carità, però lo sono. Allora, curiamoci Noibat. Super pozione e entriamo nella caverna. Terminus Cave. Qui non dovrebbero esserci Pokémon selvatici, ma solo stupide reclute del Team Flare. Ed ecco Rylee, che manda in campo Houndoom. Cambierei Pokémon e manderei Greninja. Essendo di tipo buio, se magari mi usa un attacco di tipo buio, lo reggo bene. Ok, anche Firefang lo reggo bene. Peccato che abbia lo stato sbuggato. Andiamo di Surf. Fortunatamente però usiamo l'attacco speciale, quindi la bruciatura non ci colpisce troppo. Poi Electric. Sì, cambiamo Pokémon. E contro Electric... Io provo... No, Noibat no, perché è anche di tipo volante. Mandiamo Goodra con Terremoto. Vai, Earthquake. Bella la musica del Team Flare. E ne abbiamo battuto uno. Ora, Full Heal sul nostro buon Greninja e proseguiamo. Battiamo anche lui. Jared Leto di nuovo. È ritornato dal set di Morbius 2. Più incazzato che mai. Andiamo di fare Super Fang. Ok, Bite. Non mi ha fatto tentennare, buono. E poi andiamo di Air Slash. Ah, che male che mi ha fatto. Niente, Noibat non riesce a reggere un Golbat. A questo punto io manderei Goodra. Almeno un po' di punti esperienza, Noibat se li è presi. Ok, morso non ci fa nulla. Fortunatamente andiamo di Thunderbolt. Goodra regge tutto bene. Perfetto, e abbiamo battuto anche Jared. Niente, Noibat non vuole evolversi, eh. Andiamo a curarlo comunque. Diamo una curatina anche a loro. E proseguiamo. Sfidiamo quest'ultima recluta, Jack. Ma nel campo Mighty Hyena. Allora, vediamo se riusciamo a buttare giù questo Mighty Hyena. Super Fang di nuovo, Embargo. Non può usare oggetti. Ok, va bene, non è un problema. Air Slash. Crunch mi fa malissimo. Fortunatamente non mi ha ucciso. Fosse stato più veloce Noibat, ce l'avremmo fatta. Però così non ha molto senso. Qui perché morirebbe Noibat nel prossimo turno. Quindi mandiamo in campo Hawlucha che deve farsi un livellino. E penso possa resistere ad uno sgranocchio.
Infatti. Andiamo poi di Flying Press. Super efficace. E addio Mighty Hyena. Swalot. Tipo veleno. Quindi mandiamo Goodra. E gli faremo un bel terremoto. Vai, Earthquake. Sludge Bomb, non mi ha fatto troppo male. Mi ha fatto però un brutto colpo e mi ha avvelenato. Che culo. Vai, Earthquake di nuovo. Perfetto. Scorupi. Tipo veleno, però anche coleottero. Quindi mando tranquillamente Talonflame. E andiamo di acrobazia. Watch out. Perfetto ragazzi, quindi prima di andare a sfidare quei due luogotenenti del Team Flare, direi che questo video può finire qui. Nel prossimo li andremo subito a sfidare, quindi non perdetevelo domani qui alle 11. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!